Oggi rotolo di pasta frolla con le mele. Uniamo lo zucchero alla farina, poi uniamo il burro, scorza grattugiata di limone e di arancia, pizzico di sale, lievito per dolci, un uovo e un tuorlo. E impastiamo. Otterremo una pasta frolla deliziosa. Piano piano inizierà prima a sbriciolarsi e poi a compattarsi. Ecco qui la nostra pasta frolla. La fasciamo nella pellicola, io uso quella con la cera d'api riutilizzabile, così non spreco nulla, e la lascio riposare almeno mezz'ora in frigo. Adesso tagliamo le mele a piccoli tocchetti. E mano a mano che tagliamo le mele e irroriamo col succo di limone. Sciogliamo il burro in un padellino. Uniamo le mele, cannella. Facciamo rosolare 2 minuti. Uniamo lo zucchero e lasciamo caramellare 7-8 minuti. Le nostre mele sono pronte, lasciamo raffreddare. Amaretti secchi, li sbricioliamo. Riprendiamo la pasta frolla e la stendiamo in un rettangolo tra 2 fogli di carta forno. Appiattiamo un po' prima, in questo modo. Lo stendiamo ad uno spessore di circa 5 mm. Mettiamo al centro gli amaretti sbriciolati. Copriamo con metà delle mele caramellate. Le altre serviranno per servirla. Adesso chiudiamo il rotolo aiutandoci con la carta forno, in questo modo. Se esce un po' di ripieno, lo infiliamo dentro e sigilliamo bene le estremità. E via in forno a 180 gradi statico 30 minuti. Guardate che spettacolo! Stupendo, lo lasciamo raffreddare. E adesso vediamo il risultato. E possiamo servirlo con qualche mela caramellata così. Un biscotto ripieno praticamente.